Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 66. Mi risvegliai in un lettino bianco, ebbene sì, mi ritrovo in uno stupido ospedale. Cazzo, prima cercavo di scappare da delle persone che avevano chiamato la polizia e mo mi risveglio in questo lettino di merda. Ma dov'è Est? Provo a chiamarla. Cazzo, non risponde. All'improvviso entrò un medico. Salve Matteo, come si sente? Ma che è successo? Delle persone mi hanno raccontato che lei vicino alla farmacia ha iniziato a urlare e così hanno deciso di chiamare un'ambulanza. Ma lei è scappato e allora hanno preso la sua targa e siamo venuti a casa sua a prenderla. Quando siamo entrati, lei era disteso per terra. Ah, senta, io non sono pazzo. Io vedo qualcuno. E non me ne frega se lei non mi crederà. Ma sono perseguitato da un fantasma, se così si può chiamare. Quindi, con permesso, levo il culo da questo posto. Lei non va da nessuna parte. Ora si calmi, che vado a prendere la sua cartella clinica. Va bene. Aspettai che quel buffone uscì dalla stanza e me la diedi a gambe. Mentre uscivo dall'ospedale, provai a chiamare Est, ma niente risposta. Presi un taxi e andai a casa. Est, sei a casa? Non c'era. Diedi da mangiare ai cani e provai ad andare in camera di Sara per vedere se era lì. Quando entrai notai che c'era qualcosa di strano. Vidi Sara seduta per terra che stava facendo qualcosa. Mi avvicinai e non potei credere ai miei occhi. C'era Sara che stava disegnando cose demoniache sul corpo di Est, privo di sensi. Sara, ma che fai? Papi, scusa. Senza darmi tempo di parlare, andò in camera mia e chiuse la porta a chiave. Presi Est e la portai in bagno, la lavai da quei disegni e mi misi a guardarla in attesa che si svegliasse.